Amici di Seli, adesso in banchina ieri siamo con il bronzo europeo della classe 470 maschile, Simon Siviz Kosuta e Yas Farneti. Ragazzi, bentrovati e complimenti. Un terzo posto all'europeo che nessuno si aspettava. Voi sapete che insomma c'è stata tanta discussione perché chi si aspettava il terzo all'europeo sulle stesse acque di Palma dopo che la settimana prima invece era mancato per un soffio la qualifica olimpica per nazione. Quindi abbiamo il paradosso di un bronzo europeo che non va alle Olimpiadi, o perlomeno la classe non va alle Olimpiadi. Il vostro stato d'animo? Beh, il nostro stato d'animo è comunque positivo perché il bronzo europeo può essere paragonato, secondo me, a mio parere, a una partecipazione alle Olimpiadi. Ecco, certamente una medaglia alle Olimpiadi è un'altra cosa, però no, penso che noi non siamo ancora pronti per queste cose, però stiamo pian piano chiudendo il gap con i migliori e questo si è visto all'europeo e quindi siamo contenti. Yes, cosa può scattare? Qual è la molla? Per farlo capire anche a chi ci segue da casa, no? Arrivare 25esimi una settimana e terzi la settimana dopo con gli stessi avversari, lo stesso vento e le stesse acque. Difficile da dire, però forse per la qualifica eravamo un po' troppo tesi così, non riuscivamo a regatare come sappiamo, e invece dopo, sfumata la qualificazione, magari eravamo più liberi di testa e così, e abbiamo regatato come sappiamo. Perciò speriamo in futuro che regateremo così come l'europeo avanti e vedremo. Insomma, diciamo che con l'europeo è iniziato il quadriennio verso Tokyo 2020, a questo punto la mettiamo in questi termini. Adesso parliamo un attimo di ieri. 30 nodi di Mistral nella baia di ieri. Come si affrontano? Come si vive una giornata del genere? Beh, finalmente dopo un paio di anni che c'era solo Bonaccia è tornato il tipico ieri con appunto quei 30 nodi. Sul nostro campo di regata oggi avevamo un po' di meno anche perché avevamo la partenza già alle 11 ed è entrato un po' più tardi, quindi diciamo che 30 nodi li abbiamo acchiappati solo al rientro. E comunque è stata una giornata positiva, abbiamo fatto due regate intorno al 10, adesso siamo settimi in assoluti e domani si riparte. Magari forse con le nostre condizioni un po' meno vento e daremo il massimo come sempre. Yes, il prodiere, terzo all'europeo, sempre 2016, il mestiere di prodiere, no? Raccontiamo un po' a chi ci segue da casa, che nel frattempo vede anche delle immagini delle regate, anche di questa giornata di vento forte, il mestiere del prodiere. Il mestiere è un po' cambiato perché da quando hanno messo il pompaggio libero a 8 nodi, si pompa da matti, si può dire così, sia di volina che di poppa, così lo possiamo paragonare anche a un surfista perché devi pompare sempre. E invece oggi con tanto vento, per dire, è meno faticoso che con 10 nodi. Perché alla fine sta in trapezio, boh, le scote così tirano un po' di più, però sei molto più statico, diciamo, dai. Ragazzi, buon vento allora, alla prossima. Grazie. Grazie, ciao ciao.